Amici sportivi di Manfredonia TV e soprattutto tifosi del Manfredonia Calcio e di tutti gli sport che si svolgono qui a Manfredonia, buongiorno a tutti per il punto del lunedì a cura del sottoscritto Antonio Castriotta. Ecco, è il secondo punto, il secondo appuntamento nel quale faremo una disamina breve sulla domenica sportiva di Capitanata trascorsa, che ha segnato importanti risultati per le nostre compagini sportive. Come al solito partiamo dal calcio a 11, dalla Manfredonia Calcio 1932, la squadra, la società più seguita a Manfredonia, che raccoglie il gran numero di tifosi. Manfredonia Calcio che continua la sua serie vincente battendo in trasferta per 3-1 la Nuova Spinazzola, già reduce la settimana scorsa da una sconfitta in trasferta per 2-0 contro il Ginosa. Si aspettava il riscatto dello Spinazzola, ciò non è avvenuto. Difatti era persino passato in vantaggio lo Spinazzola nei minuti iniziali della gara con un colpo di testa di Ariani, bravo a cogliere un traversone da destra che ha sorpreso evidentemente la retroguardia Sicontina, presente sul terreno di gioco ma evidentemente non ancora ben concentrata. Il Manfredonia incassa il colpo e riesce veemente, con un micidiale 1-2, a portarsi in vantaggio, dapprima con il bomber Albrizio che va in rete anche in questa partita, quarto gol nelle ultime tre gare. Bravo a mettere in rete di piatto una perfetta imbeccata di Laboragine. Non poteva mancare il sigillo di bomber Pasquale Trotta, autore della seconda rete, con il suo classico movimento dalla sinistra del terreno di gioco ad accentrarsi verso l'area di rigore e fendendo a giro che si è insaccato nell'angolino della porta avversaria per il meritato gol del 2-1 e 70° gol segnato in carriera da Pasquale Trotta, che lo porta ad eguagliare quello di uno bomber storico del Manfredonia Calcio, tale Valerio Derrico. Chapeau al nostro bomber Pasquale Trotta. Nella ripresa invece ci pensa Mastropasqua a chiudere ogni velleità avversaria segnando la rete del 3-1 e partita sostanzialmente conclusa. Un ruolino di marcia incredibile quello del Manfredonia, con 5 vittorie su 5 partite disputate, 20 reti segnate e ben 6 subite. Un dato che deve essere certamente migliorato, quello delle reti subite. Sappiamo che i campionati si vincono con le migliori difese. È certamente sì per una squadra, il Manfredonia Calcio 1932, che si candida a vincere il campionato. Sono troppe le reti subite sino ad oggi, anche se non bisogna farne un dramma, ma vi è per il momento da considerare l'attenuante della non perfetta forma fisica degli estremi difensori impiegati in questo momento, che sono tuttavia in recupero grazie al lavoro che sta svolgendo il preparatore dei portieri Vincenzo Muarrocco. E poi va considerato anche che si è passato da un assetto difensivo con Basta centrale ad un assetto difensivo nuovo con De Filippo e Telera centrali e Basta spostato sulla linea destra del campo. Comunque, tanti complimenti al Manfredonia Calcio per continuare questo ruolino di marcia vincente. Lo Sly, diretta contendente della vittoria finale con il Manfredonia Calcio, vince ma non convince a Grottaglie, campo ostico. E dopo la quinta giornata si divide con il Manfredonia alla prima posizione in classifica, dalla quale si cominciano a vedere distanziate le dirette inseguitrici. Ormai sono già a 5 punti la terza in classifica dalle prime due in classifica, a testimoniare che salvo rafforzamenti sarà la solita corsa a due, come nella passata stagione, tra Manfredonia Calcio 1932 e United Sly. E speriamo che quest'anno sia in effetti l'anno del Manfredonia Calcio 1932 e si possa gioire per la vittoria del campionato regionale di promozione Girone A. Domenica ci sarà certamente una partita insidiosa allo Stadio Miramare. Ci misureremo con il Real City dell'ex Sementino, passato, diciamo, durante l'estate alla corte del Real City, un difensore che conosciamo benissimo, faceva coppia con Ola nell'assetto difensivo della passata stagione. Certamente il Manfredonia affronterà una gara insidiosa, ma a questo punto devo pensare che le insidie ci siano più per loro che per la corazzata Manfredonia, che certamente avrà il sostegno di uno stadio pieno. Continuiamo a parlare di calcio 11. Partiamo
Parliamo anche di Serie D. Ieri si è disputato Foggia-Taranto, una pessima partita giocata dal Foggia Calcio allo stadio Zaccheria nel derby contro il Taranto, ma approfittando della superiorità numerica della seconda frazione di gioco, allorché Manzo, un calciatore del Taranto, è stato espulso negli spogliatoi, il Foggia ha cercato di aggredire gli spazi, ma sempre ben contenuti dal Taranto, ed è riuscito a trovare il gol soltanto nell'ultimo minuto regolamentare della partita. Quindi al 90esimo Tortoli si fa trovare pronto e su un errore purtroppo dell'Otto, che in mezza rovesciata non è riuscito ad arpionare il pallone. Otto avversario, ovviamente uno dei migliori in campo, consente a Tortoli di segnare il gol dell'1-0, accolto poi da un boato assordante allo stadio Zaccheria. Gol che consente alla Foggia, dopo due vittorie consecutive, quella anche con il Cerignola, di guadagnare 6 punti che proiettano il Foggia nella prima posizione in classifica ad un solo punto dalla Gelbison. Seconda sconfitta consecutiva per il Cerignola dopo quella contro il Foggia in casa della settimana scorsa, perde contro il fanalino di coda della classifica Nardò, con il solito gol subito all'80esimo del secondo tempo dopo aver sciupato delle buone occasioni per vincere in trasferta. Beh, è chiaro che ci sarà certamente qualche polemica da parte dei tifosi del Cerignola, che si aspettano un campionato diverso da parte della loro squadra, ma vi è da considerare che hanno disputato purtroppo tante partite tra loro vicine, e quindi prima o poi questa squadra troverà la forma fisica migliore e la concentrazione giusta per poter inanellare tutta una serie di vittorie. Il Cerignola è a quota 7 in classifica, a meno 5 dalla vetta occupata dal Foggia, dicevo con 12 punti, ma vi è tutta la possibilità in questo campionato di poter recuperare. Adesso passiamo al calcio a 5, ovviamente parliamo di SIM Manfredonia calcio a 5, grande storica vittoria di gruppo e di cuore della SIM Manfredonia calcio a 5, che sabato al Palace Caloria ha battuto in trasferta a campi invertiti per l'indisponibilità del campo da parte del Barletta calcio a 5, ripeto, ha battuto il Barletta per 4-3 al photo finish. Una gara al cardiopalma per i numerosi tifosi presenti, giocata contro un coriaceo Barletta esperto nelle veloci ripartenze, supportato nell'impostazione delle giocate offensive dal suo portiere, bravo non soltanto a parare, ma anche nell'impostazione dell'azione da parte dei suoi colleghi di campo. E difatti è stato un autentico quinto in campo e autore di pregevoli parate che hanno ridotto lo score della SIM. Si passa in vantaggio al primo minuto e 55 secondi con Riondino, poi la SIM continua con le sue sortite d'attacco che impattano sull'ottimo portiere avversario, sino a quando Amoruso del Barletta al 16° calcia una punizione che a causa di una leggera deviazione si infila in rete per il pareggio dell'1-1 per l'incolpevole Lupinella. Si torna in campo per il secondo tempo, partita aperta con il Barletta più intraprendente, e dopo un tentativo di Ganzetti sventato in angolo, al 27 Giliberti segna purtroppo la rete del 2-1 per il Barletta. Al 28esimo Michele Murgo, tra i migliori in campo e autore di una doppietta, segna il gol del pareggio con un tap in rete a seguito dell'esecuzione di un calcio d'angolo. Al 31esimo passano ancora in vantaggio gli avversari con tira Posans, che con un fendente fa secco Lupinella. Al 35 Riondino propizia il 3-3, tiro che colpisce la traversa, rimbalza sui piedi di un difensore ospite e termina a rete per il pareggio del 3-3. Ancora una traversa di Ganzetti al 39esimo e 22 secondi. Ecco, a questo punto Magic Murgo fa esplodere di gioia il Palace Caloria, siglando la rete del 4-3 su perfetto assist di Ganzetti. Chapeau Murgo, rappresenti la spontaneità piena, sei stato un grande nel corso di questa partita e quindi sei stato l'uomo gara. Grande prestazione della SIM, che nonostante abbia qualche defezione importante nel roster, ha dimostrato di avere un gruppo affiatato e compatto in grado di giocarsela con cuore e grinta con qualsiasi avversario. E questo lascia davvero ben sperare per il proseguo del campionato, nel quale sono certo che la società vorrà certamente rafforzare il proprio organico allo stato già importante. Sentiamoci le interviste di Mister Monsignori e dell'uomo goleador, l'uomo match di questa partita, Michele Murgo. Allora, Mister Massimiliano Monsignori, seconda gara, un pareggio è una vittoria, meglio non si poteva iniziare. Sì, se la mettiamo da questo punto di vista sicuramente sì. Le prime due partite in A2 del nostro Manfredonia, 4 punti,
c'è da fare veramente tanti 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 complimenti ai ragazzi. Ecco, entriamo nel vivo della partita, nella disamina, una partita del cuore, una partita che avete, una vittoria che avete cercato sino all'ultimo minuto, poi è arrivato quel gol del 4-3 contro una squadra coreacea, quella del Barletta. Sì, una partita difficile, noi sapevamo sarebbe stata una partita molto molto più complicata, una partita contro il Cassano. Cassano è una squadra che lotta per vincere il campionato, è venuta qui per giocare a viso aperto, ha giocato e di conseguenza ci ha lasciato giocare. Barletta invece è una squadra come noi che dovrà combattere nella seconda parte della classifica, e quindi è venuta molto chiusa, molto accorta, una difesa molto attenta. Noi non siamo stati bravissimi ad attaccare la loro difesa, loro sono stati molto bravi, molto efficaci. Fortunatamente siamo riusciti a evitare le ripartenze, che sono un po' la loro specialità. Abbiamo visto in casa del Real Rogit, hanno fatto veramente molto bene, in questo siamo stati bravi, però abbiamo preso dei gol strani. Il primo gol, una doppia deviazione, devo dire, molto sfortunata. Gli altri due gol invece ci abbiamo un po' messo del nostro. Noi non siamo una squadra, solitamente difficile fare gol a noi è abbastanza complicato, quindi i nostri avversari sono stati bravi, ci hanno reso la vita difficile. Poi loro giocano molto con il portiere, molto molto bravo Filò, bravo nei rilanci con le mani, bravo a giocare con i piedi, offre soluzioni di gioco. Sapevamo che se loro avessero tenuto la partita in equilibrio, questo gioco ci avrebbe infastidito non poco. Siamo stati pazienti, secondo me siamo stati anche bravi su molti aspetti in questo tipo di difesa, e alla fine siamo riusciti a portare a casa la partita. Ecco mister, sono mancati ovviamente degli elementi importanti in questa squadra, tra cui Saverio Latorre, squalificato per fortuna per un turno, ci manca ancora Martin Persek, bisogna fare di necessità virtù. Sì, ma per noi a noi la cosa non ci crea nessun tipo di problema, noi dobbiamo lavorare, noi dobbiamo pensare a chi non c'è, noi dobbiamo pensare a chi c'è, e quelli che ci sono stanno facendo un lavoro egregio, assolutamente egregio. Chiaramente la squalifica di Saverio per noi è un macigno, no? Vista proprio la situazione in cui ci troviamo, però chi ha giocato si è fatto trovare pronto senza nessun problema, tutto procede, l'inserimento di noi procede, anche oggi Gioselito ha fatto una partita molto migliore rispetto alla prima, quindi sono soddisfatto di lui e di tutta la squadra, quindi non mi preoccupa questo aspetto. Chiaramente le nostre sorti saranno segnate, le sorti di questo campionato, dai punti che riusciremo ad accumulare in questo periodo, diciamo, in cui non siamo ancora perfettamente a posto come organico, però lo sappiamo, la prossima, ripeto, non ci creerà alcun tipo di problema. Grazie mister. A lei. Allora, Michele Murgo, come al solito sei sempre determinante, oggi una doppietta che ha consentito a questa squadra ovviamente di vincere la partita, una partita al cardiopalma risolta soltanto nel minuto finale di questa gara. Sì, buonasera a tutti. Una partita molto difficile. Il mister in questa settimana ci aveva detto che sarebbe stata una partita molto complicata. Loro sono venuti qui a giocare chiudendosi in difesa e aspettando i nostri errori a ripartire in contropiede. Noi il primo tempo non siamo riusciti bene a giocare come volevamo, che forse anche per il nervosismo, forse perché in porta non siamo arrivati come volevamo arrivare. Il secondo tempo abbiamo fregato la testa e il cervello, siamo entrati in campo e siamo riusciti a portare i 3 punti a casa. Ecco, hai detto bene, diverse le occasioni sciupate sotto rete, bisognava essere un po' più precise per chiudere prima questa partita, ma va anche evidenziato anche l'ottima prestazione del portiere avversario, che era un portiere di movimento. Sì, noi queste azioni che facciamo non possiamo sprecarle in un campionato così difficile come la Serie A2. Poi è normale se si mette anche il portiere, come è stato, lui è un grande portiere, incomincia a pararci tutto, diventa molto complicato segnare e vincere quelle partite. Ecco, certamente sì, adesso chiaramente bisognerà prepararsi per la partita di domenica prossima contro il Rutigliano. Sì, anche quella speriamo di prepararla al meglio. Il mister, come ogni settimana, ci dice tutto quello che dobbiamo fare per arrivare a sabato a giocare la partita che vogliamo. Sarà un'altra partita difficile come tutte quelle che affronteremo. Speriamo, con diciamo, la fortuna di aver giocato 3 partite in casa, di portare anche la prossima
e portare anche 3 punti la prossima a casa. Ecco, certamente sì, ma questa squadra ovviamente si nota l'assenza di qualche elemento in panchina che avrebbe reso sicuramente la partita più semplice. Sì, noi purtroppo abbiamo avuto Saverio, la Torre squalificato, e Martin che purtroppo per il problema del trasferimento non può ancora giocare. Poi diciamo che noi, aggiungendo anche questi due alla squadra, siamo sempre comunque con un giocatore in meno, però noi cercheremo di fare del nostro meglio per portare in Manfredonia a fine dove possiamo, in questo primo anno di Serie A. Benissimo, complimenti ancora, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Per terminare la nostra disamina, parliamo della SSD Angel Basket, che ieri ha esordito al Pala Scaloia nella sua prima di campionato, nel campionato di Serie C Gold, avendo incontrato la pallacanestro Lupa Lecce, e ha perso purtroppo per 74-72 in una partita certamente difficile, tosta, avvincente, dove nel terzo quarto era sotto la SSD Angel di Manfredonia, ha cercato di recuperare, ma alla fine il risultato ha premiato la squadra ospite, la pallacanestro Lupo Lecce, squadra che, lo ripetiamo, è stata costruita già all'inizio di campionato per competere nei vertici alti della classifica e quindi vincere il campionato di Serie C Gold. È una sconfitta che non deve preoccupare la dirigenza sipontina, si trattava semplicemente della prima di campionato, poi il risultato, la differenza tra le due squadre a livello di risultato è davvero minimale, quindi vedremo quale sarà il comportamento di questa squadra nel proseguo del campionato. Va evidenziata la più che ottima prestazione di Kralic, un elemento di sicuro interesse, ma anche degli altri facenti parte del quintetto base. E certamente l'Angel avrà modo di riscattarsi nel proseguo del campionato, sperando che il Pala Scaloia sia sempre pieno a sostenere i colori della nostra squadra. Detto questo, concludo con la importante vittoria in trasferta della Juventus, che ha battuto per 2-1 l'Inter nel derbissimo di Italia, una partita nella quale la Juventus ha evidenziato il maggior spessore tecnico e di qualità rispetto a una formazione, l'Inter, che in quest'anno è stata fortemente migliorata rispetto al passato, ma ancora evidentemente non ha il passo di una grande squadra qual è la Juventus. Staremo a vedere il proseguo del campionato. Detto questo, non mi resta che salutarvi tutti quanti. È stato un piacere parlarvi di calcio, di fare il punto su questa ultima giornata sportiva. Un saluto da Antonio Castriotta e un saluto a tutti gli amici di Manfredonia TV. Ciao!